Vediamo. L'uomo ragno non è né un horror né un trash. L'uomo tigre è un cartone animato. L'uomo gatto. Beh, l'uomo gatto è un trash. Volendo è anche horror, però. No. Vediamo. L'uomo squalo o l'uomo serpente. No, li farò più avanti. Oh, l'uomo puma. Sì, direi che l'uomo puma sarebbe un film perfetto. È trashosissimo, è un horror da quattro soldi. Sì, vada per l'uomo puma a sto giro. E quello cos'è? Penso proprio che l'uomo puma aspetterà. No, dico l'uomo laser. Ma come si fa a chiamare un film l'uomo laser? E soprattutto, cosa ci si potrebbe mai aspettare da una pellicola con un titolo del genere? Beh, vediamo, un uomo vestito di lucette in segni al neon che frigge dei cattivi bazzicando per ambienti psichedelici, forse. Risalente al lontano 1978, l'uomo laser è il primo e, grazie a Dio, l'unico film diretto da Michael Ray. Ho detto Ray, non Bay. Comunque sia, stiamo parlando di un horror sci-fi davvero singolare, visto che ancora oggi viene considerato come uno dei peggiori film mai realizzati. Ma che diavolo, è possibile che questo traguardo al 90% viene raggiunto solo da degli horror? Beh, che si apre il sipario! L'uomo laser ci trasporta immediatamente verso l'abominio e oltre, mostrandoci il fratello scemo dell'incredibile Hulk mentre barcolla ubriaco nel deserto. Nemmeno il tempo di chiederci che porcheria è mai questa, che sulla scena appare una navicella con due alieni. Fermi tutti. Ora, normalmente gli alieni vengono rappresentati come creature umanoidi, o mostri muniti di mandibole stravaganti, o montagne di tappeti buttati alla rinfusa, o ancora come topi giganti, culturisti e motociclisti che accompagnano le loro azioni con esplosioni a caso e assoli di chitarra fuori contesto. Bene, Michael Ray li immagina così: tartarughe giganti senza guscio, animate peggio di Pingu. Vabbè. Dopo un rapido confronto, gli extraterrestri polverizzano Hulk e il protagonista si sveglia. La transizione tra le due scene, l'attore o un qualsiasi dialogo, non ci permettono di comprendere se si sia trattato di un sogno o di un evento veramente accaduto o di un'allucinazione da peperonata o di un miraggio o chissà che altro. Ma visto che il rapporto porcate scene in questo film è di 10 a 1, direi di non soffermarci troppo su queste cose o facciamo notte. Billy, questo è il nome del protagonista, rimprovera sua madre in partenza perché va troppo spesso in vacanza ad Acapulco e chiama la scema. Dimostrando una certa avversità verso magliette affini, Billy sale su uno skifurgone sprovvisto di targa posteriore per raggiungere Katie, la sua ragazza. Purtroppo per lui, a riceverlo non è la fidanzata, bensì il nonno burbero e pazzoide di quest'ultima che, guarda caso, non approva il legame tra i due. And you leave Kathy out of this. Non si vedono tutti i giorni anziani in canotta e pantaloni di pigiama che indossano una giacca da colonnello. Sconfitto dalla pazzia del vecchio incacchiato, Billy torna sullo skifurgone e se la svigna pestando sull'acceleratore. Attira così l'attenzione di due poliziotti che. Stridono in quel modo sulla sabbia. Vabbè, comunque uno dei due tutori multa Billy per eccesso di velocità. Sì, è vero, al furgone manca la targa posteriore, ma quelle sono bazzecole. Il protagonista si ferma a una stazione di servizio e viene preso in giro da due nerd anni 70. Da quando si è svegliato, questo povero idiota è stato castigato dalla madre, da un povero vecchio pazzo e da due fessacchiotti che sembra che abbiano scritto sulla fronte: prendimi a schiaffi, non reagirò. In breve,
rappresenta l'ultimo gradino della scala sociale. Subito dopo, i barboni tossici e violenti. Stacco privo di senso logico. Billy si reca nel deserto e trova una specie di marmitta fantascientifica. In realtà si tratta di una specie di fucile futuristico ed è un peccato che non spari. Però per il nostro eroe questo non rappresenta un limite. Ora mettiamoci un attimo nei panni degli sceneggiatori. Mentre stendiamo il soggetto dell'uomo laser, cerchiamo di costruire un profilo per il protagonista, no? Billy, allora lo facciamo fidanzato, con un furgone e con un lavoro? Non sia mai! Lo facciamo nulla facente, vanitoso, strapieno di tempo libero e paurosamente infantile. Sicuramente il pubblico si identificherà in lui. Nel nulla più assoluto, Billy individua un orribile e scomodissimo medaglione da 7 kg. A quanto pare, l'artefatto consente a chi lo possiede di sparare col marmittone futuristico. Fate anche caso al medaglione che, in appena un paio di inquadrature, si teletrasporta dal collo di Billy alla sua mano sinistra. E questo sì che è un effetto speciale! Grazie a un paio di passaggi che definire noiosi e lusinghiero, conosciamo Katie, la fidanzata di Billy. Osserviamo le mattacchionerie del protagonista. E condividiamo con i due alcuni magici momenti di romanticismo. Passiamo così agli alieni tartarugosi sulla loro navicella. Una cosa è certa, le loro battute sono le migliori del film. Il capo tartaruga, che per associazione chiameremo Splinter, comunica ai due sottoposti di sistemare il problema Billy. Non capite granché? Beh, non vi preoccupate, nemmeno gli alieni, infatti si aiutano con del materiale audiovisivo. Subentra così un agente del governo, incaricato di indagare sulle misteriose esplosioni nel deserto. No, un secondo, come fa a sapere delle esplosioni causate da Billy? Insomma, in quella porzione di terreno non c'è anima viva per chilometri. Dunque, chi ha denunciato cosa e come? Nemmeno ci fosse stata un'esplosione nucleare. In sostanza, secondo l'uomo laser, se io un pomeriggio decido di piazzarmi in mezzo al deserto per detonare qualche petardo, il governo invia immediatamente qualcuno per investigare. Cercate di farci l'abitudine, questo film è tutta una forzatura. Veniamo catapultati in una maestosa e animatissima festa in piscina, un evento gioioso che trasmette lo stesso spirito assaporabile alla festa di compleanno di un dodicenne depresso e senza amici. Naturalmente, alla mega maxi mortalmente noiosa festa ci sono anche Billy e signora, e almeno lui sembra divertirsi un casino. Adrenalina a mille. Il divertimento sarà alle stelle. Questa volta non ti caccio. Tipi a torso nudo ci provano col protagonista, ma senza riscuotere successo. L'unico torso nudo che attira l'attenzione di Billy è il torso di Billy. Mai una volta nel film che indossi una giacca, una maglietta, cioè al massimo una camicia aperta. Al confronto, Taylor Lautner è un'afghana col burka. Billy trova Katie nelle grinfie dei due nerd, quelli che nelle prime fasi del film lo prendevano in giro. Con sprezzo del pericolo, il narcisissimo eroe protegge la sua bella. Prima compie un balzo distruttivo. Get off of me, you stupido! Poi si scrolla di dosso Mr. 20 kg con gli occhiali. No, sul serio, quel tipo con gli occhiali fa schiantare. Provate a osservarlo mentre interviene e cercate di trattenere il sorriso. Naturalmente il buon Billy ha la meglio e mi sarei stupito del contrario. Quella stessa notte Billy si sveglia, va in overdose di petto troppo esposto, si arma, torna alla festa e disintegra l'auto dei due nerd. Grazie a un dialogo scopriamo che il giorno dopo Billy non ricorda nulla dell'accaduto. Insomma, quando indossa medaglione e marmittone, diciamo, prende su di lui il sopravvento una nuova personalità. Ah, giusto, portando di tanto in tanto il medaglione da 7 kg, Billy si è procurato una specie di foro sullo sterno. Su consiglio della fidanzata, il ragazzo decide di farsi visitare dal dottor Mellon. Can I get dressed now, Dr. Mellon?
deve rivestirsi, cioè c'ha i jeans e a petto nudo, come in tutto il film, no? Ok, dopo questa trollata, Mellon rimuove dallo sterno del protagonista un dischetto metallico e, poiché si trova completamente spaesato, contatta uno specialista per far esaminare l'oggetto. Giunge la sera. Mellon si sta recando dal collega per lasciargli il dischetto, ma sulla strada incrocia Billy Hulk e... muore. Non che ci volesse una forma di vita intellettualmente superiore per arrivarci, ma sono completamente d'accordo. In mezzo alle macerie, l'agente del governo individua immediatamente il misterioso disco metallico che si trovava nello sterno di Billy e lo raccoglie. Ammazza che occhio! Ma poi, come ha fatto a capire che quel disco non appartiene a tutta quella ferraia che una volta componeva l'automobile? Forzature, forzature e ancora forzature. Non per niente Billy viene nuovamente fermato dai due soliti poliziotti e condotto in centrale per un interrogatorio. Ah, da notare il protocollo seguito dai due tutori della legge. Un poliziotto alla guida e l'altro seduto dietro, di fianco al sospetto. Insomma, è come gridare al delinquente: ti serve un ostaggio? Eccomi! Vabbè, comunque Billy viene interrogato perché è stato uno degli ultimi a vedere Mellon vivo. Il giovane non si pone alcun problema, racconta tutta la verità e se ne va. Dopo vari esami effettuati in quella che sembra una postazione per simulare la guida di un sottomarino sovietico degli anni 50, lo specialista e l'agente governativo scoprono che il disco metallico è indistruttibile e di materiale alieno. Lo so, sarebbe più corretto dire di materiale sconosciuto, ma cosa volete, non sono stato io a scrivere i dialoghi. A grande richiesta torna sullo schermo il mitico Billy Hulk, questa volta per regolare i conti con i due poliziotti che lo multavano di continuo. Ed ora posate i vostri stanchi occhi su quest'ottimo lavoro di make-up degli addetti agli effetti speciali. Hanno applicato il verde solo sul viso dell'attore, lasciando il resto del corpo invariato. Ok, lo ammetto, questo problema non presenta facili soluzioni, insomma, solo un genio sarebbe in grado di portare a galla le due alternative possibili, ovvero colorare l'attore integralmente o abbottonare la camicia. Oddio, sono un genio! Comunque, l'incredibile Billy combina un macello, bruciando tutto e tutti. Il giorno dopo ritroviamo il nostro perdigiorno con Katie in quella che potremmo definire una romantica avventura all'uscita dell'autogrill. La giovane ingenua trova il medaglione da 7 kg e, senza ragione alcuna, ripeto, senza ragione alcuna, lo appoggia sul petto dell'amato trasformandolo. Ah, si sono dimenticati di lasciare la ferita sullo sterno di Billy e il regista amplifica la gaffe con un primo piano proprio là dove dovrebbe esserci il foro. E ora arriviamo alla scena chiave, all'essenza di questo film, a quello che descrive in un singolo passaggio tutto l'uomo laser. Katie scappa terrorizzata, mentre Billy si alza e tira una craniata contro il suo furgone. Ormai l'uomo laser ci ha preso gusto e ci trascina di peso da una trasciata all'altra. Reggetevi forti a qualcosa. L'agente del governo visita il nonno di Katie che, per l'occasione, lo riceve con pigiama e divisa. Intanto Billy è entrato in modalità Hulk. E Hulk? Spacca. Appunto. Ora, tre domande. 1. Perché Billy cammina in quel modo? 2. Come mai indossa la sua camicia quando l'avrebbe messa? E 3. Come fa ad avere il medaglione al collo se Katie gliel'ha solo adagiato sul petto? Risposte! Billy cammina così perché... beh, provate voi a gironzolare con un lampadario da salotto appeso al collo. E sta indossando sia la camicia che il medaglione perché... Oddio, due poliziotti su un aereo vogliono fare fuori Billy! Vabbè, è chiaro come andrà a finire. Non è chiaro è perché quei due poliziotti si trovavano proprio là per uccidere Billy. Mi rendo conto che potreste pensare che io abbia saltato qualche passaggio, ma non è così. Vi sto mostrando passo dopo passo quello che il film mostra allo spettatore. Ve lo spiego meglio con un esempio analogo. Sono un poliziotto che sta indagando su un caso. Un tizio è stato ammazzato all'angolo di una strada e nessuno ha visto nulla. Quindi cosa faccio? Chiamo un collega, noleggio un aereo, sorvolo le montagne, individuo un vecchio collaboratore
la barba che sta tagliando della legna e apro il fuoco. Ora, secondo la logica dell'uomo laser, il vecchio è veramente l'assassino e io sono un poliziotto fortunato perché lo ha individuato senza ricorrere a indagini, senza indizi e gironzolando a caso. Ma proseguiamo con le forzature, volevo dire col film. Beh, non è che ci sia molta differenza. I due nerd stanno viaggiando allegramente in auto, ma vengono colti di sorpresa da Billy che, a quanto pare, sapeva che sarebbero passati di lì in quel momento. Perché? Forzatura! Il ragazzo spara al veicolo. Con l'esplosione e le fiamme, sulla testa del nerd da 20 kg cresce un vistoso cappello da cowboy. Qualcuno in rete afferma che in realtà si tratti di uno stuntman con tuta ignifuga e elmetto, ma io non ci credo, secondo me sulla testa del piccolo Medioman è cresciuto un nuovo cappello. Come dite, scusate? Cioè, non avrebbe senso? Ah, ma lo avete visto il film fino ad ora? Vabbè, in fondo poco importa. Allora, i due nerd muoiono. Mentre dall'altra parte scopriamo che Katie ha incontrato l'agente del governo, confessandogli l'accaduto. Billy, tornato normale, scrocca un passaggio a un hippie e, senza ragione, distrugge un cartello di guerre stellari. Sempre senza ragione scopriamo che, in questa inquadratura, la truppa ha dimenticato di togliere telecamera e sostegno dalla portiera del furgoncino. Quindi Lippi avrebbe fatto salire sul suo furgone un tizio armato di una marmitta futuristica lunga un metro? Cioè, e se aveva un'ascia cosa faceva? Lo corteggiava? Il protagonista si rinverdisce e colpisce Lippi polverizzandolo. Dunque, Hulk spacca cose. Hulk molto pericoloso. Hulk ridicolo e goffo. Hulk parla lingua di Chewbacca. Sul posto arrivano l'agente del governo e Katie, ma la loro presenza è irrilevante poiché proprio in quel momento ninja mettono la parola fine a questo scempio. Lo so, state pensando, adesso Billy si risveglia e abbraccia Katie. E infatti muore, con tanto di titoli di coda. Sapete cosa significa? Che gli unici personaggi importanti nel film sono Billy e gli alieni. Non ci credete? Beh, provate a immaginare la storia dell'uomo laser senza Katie, la madre di Billy, l'agente del governo, i due nerd, i due poliziotti, il dottor Mellon, lo specialista. Cosa succederebbe? Beh, vediamo. Billy trova il medaglione e l'arma, fa un po' di casino e poi viene ucciso dagli alieni. Visto? Tutti gli altri ruoli sono ininfluenti. Lo stesso discorso vale anche per certi eventi utili solo ad allungare il brodo, come, non so, la festa in piscina, le multe dei poliziotti, o ancora, non so, i deliranti discorsi del colonnello. Insomma, si tratta di materiale utile soltanto per riempire i momenti morti nel film, ma che a sua volta genera nuovi momenti morti. Passiamo quindi a un'altra grave mancanza dell'uomo laser, ovvero l'assenza di effetti speciali dignitosi. La produzione ha pochi soldi? Va bene, lo capisco. Quindi passi il pessimo stop motion degli alieni, passi la plasticosità del medaglione e dell'arma, ma almeno l'attore truccatemelo integralmente. Arriviamo alle considerazioni finali. In sostanza, dovete amare il trash involontario alla follia per concedere una visione all'uomo laser. Questo perché, cafonaggine a parte, il film vi sbatterebbe in faccia continuamente una miriade di momenti e scene inutili e noiose, mettendo a dura prova la vostra pazienza. Prima di passare ai voti, vi invito, sempre se non l'aveste ancora fatto e qualora trovaste interesse nelle mie video stroncature, a iscrivervi al canale di Stroncando l'Orrore. Se preferite, potete sempre seguirmi sulla pagina Facebook, di cui vi riporto il link qui sotto, nella descrizione del video. E anche questa agonia si è conclusa, dunque alla prossima!